a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con Horizon Zero Dawn per il quarto episodio, ragazzi. Oggi andremo a fare, se non sbaglio, è il giorno della prova. Vedremo. Sono io, ho il suo stufato quest'anno. Eccoci qua, ragazzi. Allora, noi stiamo facendo preparativi per la benedizione. Noi in teoria dovremmo andare di là. Eccoci qua. La benedizione inizierà quando i candidati saranno pronti. Ma porco schifo. Aloy, vieni a prendere il tuo posto. La lanterna della preghiera è tua. L'ho fatta per te. Blasfemia. Sorelle. Candidati, davanti a voi troverete la lanterna. In suo onore, alziamo la fiamma. In onore di Rost, per avermi fatto arrivare qui. Ascoltaci! Madre, ascoltaci! Cos'è un figlio? È la speranza della madre che prende il volo. Una fiamma luminosa che ascende nell'aria e fluttua libera nel vento, che naviga nel cielo, si attenua e scompare. È così che la catena di amore si tramanda di persona in persona. Ecco Olin. Ecco. Qualcuno domande da fargli. Dov'è? Tutti sanno che Tirsa. Ciao Olin. Conosci il mio nome? Ah. Te l'avrà detto Erend. Perché eri così strano quando abbiamo parlato prima? Forse sono i festeggiamenti. Non sono un tipo molto socievole. Forse dovrei tornare... Non evitare le mie domande. Va bene, sei dagli animi. Non ho nulla da nascondere. Non ho mai visto nessuno con un focus. Dove l'hai trovato esattamente? In una rovina, a nord della conquista. È così che chiamiamo la patria degli Oseram. Da quelle parti... C'è metallo in abbondanza. Giganti d'acciaio semisepolti. Caverne dimenticate scavate dai predecessori. Ti brillano gli occhi. Ho trovato il mio focus in una caverna come quella. Un luogo dei predecessori. Se ti sei infilata lì dentro, ne sai già quanto me. Cercali in quei luoghi le tue risposte. Non da me. Cosa ci fai qui, Olin? Perché sei nella terra dei Nora? A Erend serviva un esploratore per la sua spedizione e un compagno di bevute. Qualcuno che impedisse al sacerdote di perdersi. Quando avremo finito, tornerò a setacciare rovine. Cercherò ciarpame e raccoglierò gingilli da vendere. Così sei un esploratore? Sono solo un altro straniero. Un uomo deve pur vivere. Guadagno i miei frammenti alla corte del re. Tutto qua. Prima, mentre parlavamo, sei trasalito. Come se ti fossi fatto male. Ho spaventato. Cosa ti ha mostrato il focus? Non mi ha mostrato niente. Te l'ho detto. Era una varia. A volte capita. Il mio ha sempre funzionato. E ce l'ho da quando ero una bambina. Ma allora il tuo è messo meglio. Sono sicuro che questa terra è piena di reliquie. Vista la paura di voi Nora di esplorare le rovine. Credono che le rovine siano maledette. Ma io non la penso come loro. Se per Inora la conoscenza è un male, sono d'accordo. Mi sfugge qualcosa. Abbiamo questo dispositivo in comune, eppure sembri ansioso di tagliare corto. Gli amici che ho mi bastano e avanzano, ragazza. Sono a posto così. Sono abituata a essere ignorata dalla tribù. Credevo fossi diverso. Non è nulla di personale. Dico sul serio. Dovresti...
pensare a divertirti stasera. Domani è un gran giorno. È sempre meglio vivere il pieno ogni momento. Troppo romanticismo e poche risse quest'anno. Ok ragazzi, noi dobbiamo andare a questa... No, ho sbagliato. Porco schifo. Vediamo come mi salgo. Ok, risalgo da qua. Loggia dei cacciatori. Intanto facciamo così, non lo prendiamo. Lurida senza madre. Come hai detto? Trovati un letto, Rietta, e sogna di vincere la prova. È l'unico modo che hai per farlo. Oh, questo è il dormitorio. Con te a fare la guardia credevo che fosse la latrina. La tua presenza è un is... Oh. Bene, bene. Ma guarda chi spunta dalla natura. La reietta senza madre. Vedo che hai ancora la cicatrice dove ti ho colpito col sasso. Quello sì che è un bel ricordo. A volte sei davvero odioso, Bast. Falla finita. Ti abbiamo visto parlare con gli stranieri. Volevi che ti prendessero con loro, vero? Ah, e cerchi pure di vestirti da vera Nora, ma non inganni nessuno. Quindi è così che funziona con te, eh? È così che funziona con chiunque, Reietta. Il tuo posto è là fuori, non a cuore della madre. E non meriti di partecipare alla prova. L'unico modo che hai per sentirti forte è far sentire deboli gli altri. Ma non attacca. Mi sono allenato tutta la vita. Domani scoprirai quanto sono forte. Ho visto abbastanza. Avrai pure il corpo di un uomo, più o meno. Ma sei sempre un esile moccioso. Sai, penso spesso a quando ti ho fatto quella cicatrice. È un dolce ricordo. Già, la tua faccia quando ti ho tolto il sasso dalla mano è stata molto divertente. Ma immagino che tralasci sempre questa parte quando la racconti, vero? Quel giorno ti ho marchiato per la tua vergogna. Quello che hai fatto è rendermi più forte. Tu aspetta. Domani vedrai. Sì, come no. Che noia. È ora che Bast si riposi un po'. Sarai tu a restare sorpresa domani, non io. No, terrai la bocca chiusa. Sì che mi sorprenderei. Ci siamo, ragazzi. Allora, è il tuo primo giorno qui. Che ne pensi? È la prima volta che dormi in una loggia Nora. Non è molto intima. In qualche modo è affascinante. Accogliente, basta abituarsi. È questo il problema. Credo che troverai il tuo posto. Sì, ora riposati.
audaci, preparatevi! Che devo fare perché tu te ne vada? C'è un cervabito! Madonna! Sono morto. Porco schifo. Anche arrenderti, sai? Vincerà Bast, o Bal, ma tu diventerai un audace se finirai la prova. Ferma, è un vecchio sentiero. In due sono morti l'anno scorso. È in rovina ormai. Meglio arrivare ultimi che rimetterci la pelle, no? Wow, 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 wow! Per la madre, sei impazzita! Così finirai per ammazzare! Non sarà affatto facile! Sei pazza, passare di lì! Ora non si torna più indietro! Adesso fermati qui! Ora torna indietro! Chi c'è in testa? Non vedo! Kumbana appena dietro! Forza, adesso! Ah, dove è il capo? Smettila di trascinarti! Devo continuare così! L'emarginata! Su un vecchio sentiero! È impazzita! Bene, sto recuperando! Guardate! L'emarginata sta recuperando! Come è arrivata fin là? Sarà una lotta serrata! Calati! Bene! Forza ora! Presto! Continua!
Zumba. Vai. Mi sono allenata tutta la vita per questo. Loro avevano la tribù, ma io la natura. Più precisa. Non basta. Devo essere perfetta. Vai, vai, vai. Corri. Forza, forza, puoi farcela. Ci siamo. Siuma. Non ha vinto lei. L'emarginata ha barato. Un'emarginata che vince una prova? No, mai. Perché ora è un audace. Ce l'hai fatta. Come tutti voi. Non appena mettete il trofeo sull'altare. Ma è Aloy. Un tempo emarginata, ora audace. La prima fra tutti voi. Ah! Tenetevi bloccati finché non arrivano gli altri. Non possiamo stare qui. Da quella parte. Ma non ce la faremo sotto attacco. Non possono attaccare da morti. Teneteli impegnati. Io troverò un modo. Basta! Basta! Sei con noi. Ovvio che sono con voi. Andiamo. Adesso. Ce ne sono troppi! Non possiamo vincere! State ragazzi! No! Come cazzo! Non possiamo resistere! Oh, padre, aiutaci! Morte agli invasori! Non possiamo fermarli! Ok, ma come? Presto, raggiungete la corda! Uccidiamoli tutti! Nessun testimone e nessun prigioniero! Forza! Eccomi qui! Oh no, ce ne sono altri! Oh. Continuano ad arrivare! Ma quanti ce n'è? Ah, porco schifo! Oh cazzo, ma che cazzo? Quanti ce ne sono? Ce ne sono troppi! Guarda, ce ne stanno 300, ce ne stanno. Non possiamo resistere! Sì, ma stai zitto! Padre, aiutaci! Oh, ma che cazzo? Questo da dove è uscito? Uccidiamoli! Morte agli invasori! Sono troppo forti! Non possiamo fermarli! Oh.
dov'è Acro? Concediamole! Sì, vada Mira. Ce ne sono troppi! Non possiamo vincere! Che l'ombra di... Quanti cazzo che mi sanno, porco schifo. Ora, scendiamo finché possiamo. Ma? Torna qui! No! Basta! La rossa deve morire subito! Tutti quanti! Avanzate! Cazzo, cosa ci sa quando uccide qualcuno? Questo fatti! Aia. Bruciate tutto e poi al lavoro, ai vostri ordini. Devi salvarti.
Sta morendo! Portarla qui è blasfemia! Dovrebbe stare vicino a sua madre! Devo andarmene da qui. Mi serve il focus. Ora. Ok, ragazzi. Mi ha salvato. Devono avermi trovato prima che mi dissanguassi. Allora, ragazzi. Ma dove sono finiti tutti? Dove mi trovo? Ok, noi ci fermiamo qui per il quarto episodio. Ci vediamo domani con il quinto episodio. Bella!